Gli scacchi hanno un'importante funzione educativa dalla quale possiamo trarre consigli utili per la nostra vita. In una partita di scacchi, se vogliamo vincere, dobbiamo seguire una strategia. È necessario che abbiamo idee ben chiare. E nella vita è la stessa cosa. Occorre strategia, occorre programmazione. Punto primo. Negli scacchi non possiamo addebitare la sconfitta a fattori esterni. In altri sport possiamo dare la colpa all'atteggiamento antisportivo dell'avversario, all'incapacità dell'arbitro, all'atteggiamento del pubblico. Persino alle condizioni del tempo. Negli scacchi tutto questo non è possibile, se perdiamo è solo colpa nostra. O merito dell'avversario. Punto secondo, negli scacchi una volta toccato un pezzo dobbiamo muoverlo. Nella vita è la stessa cosa, non possiamo tornare indietro. La vita va avanti anche senza di noi. Punto terzo, negli scacchi dobbiamo prevedere il futuro. Dobbiamo saper anticipare le mosse dell'avversario e dobbiamo aver ben chiare quali saranno le nostre mosse future. Quello che dobbiamo fare non è sperare che l'avversario non capisca le nostre intenzioni, ma capire quale potrebbe essere la mossa migliore dell'avversario e agire di conseguenza. Non avviene la stessa cosa anche nella vita? Punto quarto, dobbiamo avere una visione complessiva della scacchiera. Dobbiamo controllare costantemente tutte e 64 le caselle. Stiamo attaccando sul lato di re, ma cosa avviene sul lato di donna? Nella vita è la stessa cosa, ogni volta che dobbiamo prendere una decisione dobbiamo valutare tutti i pro e i contro, da tutti i punti di vista. Punto quinto, non sono ammesse distrazioni. Basta un piccolo errore di calcolo per vanificare tutta una strategia. Nella vita sono forse ammesse distrazioni? Mentre guidiamo la macchina possiamo distrarci? Punto sesto, negli scacchi tutti i pezzi hanno la stessa importanza. Si fa un gioco di squadra, si vince tutti quanti insieme. Nella vita reale siamo tutti diversi, ma siamo tutti ugualmente importanti. Infine una considerazione. Se nel mondo fossimo tutti dello stesso colore, gli scacchi non esisterebbero.